Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Yo-Kai Watch 3. Abbiamo un pozzo di roba da fare qui, ma proprio tanta, tanta roba ragazzi. E oggi continueremo ovviamente la nostra avventura, come dice l'obiettivo di potenziare la zattera. Quindi parliamo subito con Wyatt, mentre voi lasciate tantissimi pollicioni all'insù come sempre per supporto. E vediamo che cosa ha da dirci. Abbiamo tutti i componenti, ora dobbiamo solo montarli. Sicuro che non... che possiamo riuscirci da soli? Certo, sta senza pensieri, Freak, andrà bene. Quando si parla di costruire zattere sono un esperto. Come on, modifichiamo la zattera. Quando uno dice sta senza pensieri, lo devo dire imitando un po' il napoletano. Anche se non ci riesco e sono ridicolo, però... ora è pronta. Uè, Wyatt, Wyo. Me l'ero immaginata, come dire, diversa. Quindi mia ora potrà saltare gli ostacoli, siamo sicuri? A me sembra quella prima. Provare per credere. Ora possiamo avventurarci verso la grotta del Lamentoso. Che come nome diciamo che non è il massimo, dai. Comunque, per Tomnian ancora dobbiamo aspettare perché dobbiamo andare... non negli USA, ma tornare a Valdoro. Quindi per adesso... non possiamo fare niente. Vabbè. Allora, questa qui già l'abbiamo potenziata. Sì, già abbiamo detto che vogliamo questa qua. E via l'avventura. Andiamo, let's go. Ragazzi, vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link per i miei social. E certo, vedete che anche Freak dice certo. Vai verso quella roccia enorme, lì a destra. Va bene, quando sei vicino premi il pulsante A e salta. Ah, pure il pulsante A devo premere. Quante cose. Se vai in quella direzione arriverai alla grotta del Lamentoso. Pronti? Salta. Oh yes, va bene. Ok, ce l'abbiamo fatta. Anche se io in realtà remo con la mano destra. Adesso devo anche premere salta. Va bene lo stesso. Ah, era solamente uno. Un salto c'era. Va bene. Cosa stavo dicendo? Trovate anche il link per le mie magliette in descrizione. Quindi ragazzi, mi raccomando, affrettatevi, continuate a prenderle, postate tantissime foto sui social con la mia maglia, perché è davvero figa. Almeno, secondo me. Da qua possiamo andare a destra. Ehi, voglio andare a destra. Salta. Attacca, fai qualcosa. Vabbè, immaginavo che non ci si potesse andare. Va bene, ci obbligano ad andare a sinistra. Mi va bene lo stesso, la grotta del Lamentoso. Percorso grotta del Lamentoso. Fa un freddo gatto. Sì, io la conoscevo diversa come frase, tipo fa un freddo cane, però vabbè. Posso anche premere... ah, ok, posso anche premere lì al centro, dove di solito c'è Whisper. Infatti dicevo, è strano. Yeah, togliti. Gira a destra. Perfetto. Io ogni tanto controllo anche lo schermo per vedere se a volte avete presente quando il 3DS fa i capricci. Ecco, non voglio che li faccia adesso e quindi controllo. Yeah. Attenzione, c'è qualcosa lì. Ah, c'è qualcuno che soffia. Wow. No. C'è qualcosa qui. Vieni qua. Attracca, scendi. Perfetto. C'è un oggetto. Wow, biglietto musicale. Non ho altro spazio nello zaino. Già anche l'altra volta me l'avevi detto, ma onestamente eliminerei proprio il biglietto musicale. Ci voleva un pisoligno. Ok. Cosa c'è lì in alto? Ah, un altro pipistrello. Via. Bravo Whisper. Ok, non possiamo andare. Ah, ok, possiamo andare di là. Vai Freak, gira. Ma che, stiamo tornando indietro. Aiuto. Ok, andiamo. E vai, salta. Certo che con una molla fare questi salti è davvero improponibile, però... aia, mannaggia. Mi ha fermato. Beccati questo. No. Non è facile beccare il tempo giusto per colpirlo, eh. Oh, ci siamo. Forse abbiamo superato. Abbiamo superato questa grotta del Lamentoso. È stata veramente lamentosa come grotta. Allora, mi sa che qui a destra quel coso è per tornare. Tiè. È un accampamento che ci può servire solo per tornare e uscire, insomma, da qui. Va bene, andiamo. Qui c'è quello lì che fa quell'onda tipo... qualcosa del genere. Proviamo. E l'ho colpito. Non so se lo dovevo colpire o meno, ma va bene, io l'ho colpito. Vai.
Destra, sinistra. Non so se dovevo andare lì a sinistra, non credo. Vai. Ma no. Whisper. Un raggio d'azione più minuscolo di quello non c'è. Ok, andiamo avanti di qua. Giriamo di qua. E qua si inizia a sentire. Ok. Gira. La resistenza sta un po' finendo. Ok. Ragazzi, ma ce la caviamo. Siamo quasi alla fine. Dai, Frake. Remare. Via. Andiamo. Lì a sinistra c'è qualcosa. Vai così. Vai a destra, a destra. Cioè, rema a destra per andare a sinistra. Non ci arriveremo mai lì. Frake, ma che mi combini? Perché non remi più forte? Signor, sì, signore. Ci voleva il sergente quadro qui. Ma cosa sbatti se c'è la corrente? Non capisco. Yeah. Mannaggia, ma cosa fai pure tu, Whisper? No. Vabbè, questa volta ho sbagliato io. Questa volta non sbaglierò. Yeah. Ok. Con metà vita e saltando un accampamento. Ce l'abbiamo fatta. Ah. È stato più arduo del previsto. Che scoperta! Un tesoro! Gna. Ti aspetta una fantastica avventura! Sì, però... Ecco, non avete visto ancora nulla, la vera avventura inizia ora! Così questa è la grotta del lamentoso. È così mia, oscura e tetra. Non c'è nulla da temere. E sei proprio sicuro, è davvero buio qui. Tirate fuori il coraggio, forza Freca, andiamo! Ok, Wyatt, se lo dici tu. Let's go! Mi hai fatto saltare in aria. Ehi, voi lì. Chi era? Wow. Chi sei tu? Buoni. Siamo nervosetti, eh? Posso farvi una domanda? Tra questo zucchero pieno di sé chiamato Nuvola Azzurra e questa splendida, meravigliosa e adorabile eroina chiamata Incantella, chi preferisci? In che senso? Ti sembra normale spuntare così dal nulla e fare certe domande? Forza, rispondi, dimmelo! Ok. Scegli un personaggio, scegli il tuo eroe yokai preferito, decidi tra Nuvola Azzurra e Incantella. L'eroe che scegli apparirà nella storia che segue, le storie saranno leggermente diverse. No! Oddio, li voglio scegliere entrambi. Incantella o Nuvola Azzurra? Scelgo Nuvola Azzurra, vai! Cosa? Preferisci lui? E tu chi sei invece? Ehi tu, sì, proprio tu che stai giocando, vieni un attimo qua. Dica. Il sottoscritto è molto più cool di Nuvola Azzurra, non dimenticartelo. Ma stava parlando proprio con me. Stava parlando con me, in carne ed ossa. Con chi crede di parlare? Beh, comunque, sono venuto solo per chiedere al giocatore di scegliere un eroe, tutto qua. Ok, ci si vede, belli. Ma che figata! Ma lo voglio lui, e sarà uno yokai. Che tipo strano, comunque sarà meglio andare. No, ma dai! Ma è fighissimo che l'ha chiesto a me. L'ha chiesto a me, ragazzi, cioè non a Frake del gioco. A me, non a Nathan. A Frake, me, io. E dai, poi una sfera piccola in un tempio del genere. Dammi almeno una sfera sacra. Comunque, proseguiamo da questa parte. Nella mappa si vedeva che c'era la freccia di là. Ragazzi, fighissima questa cosa. Abbiamo scelto comunque uno dei due, Nuvola Azzurra. Fatemi sapere chi avreste scelto voi. O chi avete scelto voi, se già l'avete giocato. Come buio, come facciamo a procedere? Niente panico. Ho portato qualcosa che fa proprio al caso nostro. Cosa? Torce? Una mazza? No, non è una semplice mazza. Basta accendere un fuoco. Ed è una torcia. Wow, grande. Ecco una torcia. Meraviglioso, guarda che luce. Ecco, Frake, tieni. Ho ottenuto torcia. Ok. Scotta, è sicuro che sia sicuro? Sicuro, almeno finché non ti bruci. Avanti, diamoci una mossa. Ok. Allora, qui c'è un bel fiammiocchio che ripristina un po' il tutto. Non salviamo per adesso, ma proseguiamo. Ok, almeno c'è la mappa che ci può indicare qualcosa. E qui?
Questi blocchi non sono mai riuscito a romperli, probabilmente in futuro ci sarà qualcosa che ci consentirà di farlo. Da qua si potrà risalire. Là ci sono degli occhi inquietantissimi, ragazzi, stiamo attenti, qua c'è già uno yokai. Wow. Questa esplorazione. Kumbatto, no, io Kumbatto lo voglio. Ok, preparazione, vediamo se posso ottenere Kumbatto. Vuole carne. Oggetti, dovremmo avere della carne. Cotoletta di maiale dovrebbe essere buona per lui. Tiè, cotoletta di maiale. Ti dovrebbe piacere. Vediamo se gli piace. Yes, gli piace. Togliamoci di mezzo gli altri due. Sì, 3DS, devo dire che ti stai comportando benissimo. Non potrei sperare di meglio. Meno male che l'audio comunque si sente bene. Aia. Dai ragazzi, attaccate. Togliete di mezzo Negatina. E andiamo anche da quell'altro a destra. Perfetto. Dai che incanta pure aumentando la forza degli alleati. È fortissimo Kumbatto, lo voglio. No, 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 ehi. No, 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 non te lo concedo. Non te lo permetterò. Attaccate. Si incanta da solo. Ok, noi abbiamo Cupistol che dovrebbe comunque... Facciamo così, mettiamolo qua. Per ricordargli che noi abbiamo Cupistol. Vabbè, niente, intanto era inutile metterlo o non metterlo. Noi ce l'abbiamo Cupistol, quindi dovrebbe aumentare la possibilità di reclutarlo. Mi sa di no. Peccato. Peccato, peccato. Ci tenevo. Traspec. Ok. Perfetto. Ci possiamo teletrasportare qui. No. Qua ci sono un sacco di queste rocce. E da questa parte si può andare. Per adesso no. Va bene. Sono caduto. Ok, qui c'è una corda. Da un lato volevo scoprire proprio qua sotto cosa si celasse. Però non volevo cadere dal nulla. Infatti così comunque trovo un sacco di oggetti. In guardia con stile. Lottiamo anche con lui. Speriamo che ci sia di nuovo Kumbatto. Anzio sceriffo. No, che figo, anzio sceriffo. Guardate, era tutto tipo... Tutto ansioso. Cranio vuoto non mi fa impazzire invece. Vediamo anzio sceriffo cosa vuole. Hot dog. Ce l'abbiamo un hot dog? Forse no. E invece sì, abbiamo un hot dog. Vai, daglielo. Ok. Temibilmente buono. Anzio sceriffo, che figata. Ok. Perfetto. Anzio sceriffo, dai, diventa nostro amico. Ma perché non riesco mai a fare amicizia con gli yokai? Cupistol. E dai, ti ho in squadra solo per questo. Ok, qui abbiamo esplorato tutto. Possiamo risalire. Allora è meglio non scendere più. Non cadere più giù, insomma. Ok, risaliamo. Ok, ho capito dove siamo. E da questa parte dovrebbe esserci... Perfetto, così abbiamo capito tutto. Vediamo se c'è di nuovo Kumbatto. Kumbatto. Yes. Preparazione. Bersaglio. Kumbatto. Carne. Carne, tieni la cotoletta come prima. No. Tiè, cotoletta. Cotulette. Una cutulette. Dai. Facciamo un energy max, così un po' ci sbrighiamo. Dai. Tiè. Vai. Ah, due si sono spostati, due su tre. Ho capito. Va bene. Sono anche abbastanza intelligenti. No. Via. Toglietevi da lì. Ok. Perfetto. Indebolezzo. Lì. Grande. Ok. Vamonos. Toglietevi di mezzo anche gelatina. Ok. Dai. Facciamo così. Spostati Giban. Ah, non si è spostato. Vabbè, ok. Volevo fargli recuperare un pochettino di energy max. Però sale di livello, credo. Perfetto. Ok. Ciambella e Mirtwilly. Yes.
Yes! Proprio te volevo, Kumbatto! Almeno nelle battaglie posso esserti amico, anche se perdo. Vuoi fare amicizia con Kumbatto? Sì. Kumbatto! Kumbatto! 619! Ok, abbiamo ottenuto Kumbatto, così non dobbiamo più utilizzare le... Che volevo dire? Le cotolette! Le cutulette! Allora, in realtà io toglierei qualcuno, perché mi sono ricordato di avere in panca qualcuno di interessante. Io toglierei Nervi Macho o Malazans, però in realtà Nervi Macho toglierei. Per... ok, sì, posso salire. Là c'era il fiammocchio. Per qualcuno di molto interessante, non so se l'avete notato, quando abbiamo preso Kumbatto, lì accanto c'era uno davvero figo. Scambia yokai. Facciamolo adesso. Ok, togliamo Nervi Macho. Scambia. E allora, io utilizzerei qualcuno. Allora, Kumbatto è di rango D. Aumenti i danni quando attacca i nemici di rango S. Figo lui. Fighissimo lui. Ok. Però ho anche Barber Cruder. Ripristina PS una volta se sta per essere sconfitto. E questo è ottimo. Botta 35 e diminuisce la difesa. Fuoco 50, aumenta la forza con l'incanto di uno degli alleati. Io direi di metterlo in squadra. Un altro audace mi va benissimo. Mi va bene. Ok. Direi di andare avanti così. Livello 14. Non è molto alto in effetti. Però adesso con qualche lotticina. Magari è pure un tank. Un altro Kumbatto. Dai, vediamo se riusciamo a far salire di livello qualcuno. Due Kumbatto e un Incredibimbo. Vi ricordate Incredibimbo? Allora, forse riesco a fare così. Uno, due, tre. Vai. Dai che due così li posso colpire. Vamos, fuori a zappettante. Oh yes. Perfetto. Ora facciamo così. Così magari la nostra tortastra cura. Magari. Magari, perfetto ragazzi, proprio quello che volevo. Spostati, perfetto. E ora sconfiggetelo. Dai, sconfiggetelo. Ok, perfetto. Ottimo, ottimo ragazzi. Dai, bene. Abbiamo ottenuto anche una coscia di pollo. Boom. Allora, adesso andiamo avanti, perché un'altra negatina... come l'ho evitata? Che succede qui? Di nuovo lui? Mister chi è? Che cavolo? Oh cielo, quello non è... Quello è il brutto ceffo che ci ha attaccato nella foresta, che ci fa qui? Non credi ci stia seguendo, vero? O siamo noi che stiamo seguendo lui? Faremo meglio non farci vedere, restiamo nell'ombra. Sono d'accordo. Però abbiamo una torcia in mano, cioè voglio dire non è che... Eh? Allora, tu mi suggerisci quindi di fare il giro, immagino. Andiamo di qua. Chi è stato? Ma ci ha scoperto, ma scappiamo. Scappa. No, via, mi sta inseguendo, aiuto. Mi sta inseguendo, non devo cadere. E lo dico mentre cado, ottimo. No, di là non ci posso più andare. Sono da un'altra parte. Questa qui è una sfida più tosta di quella che pensassi. Adesso probabilmente dovremmo... Però meno male che sono caduto. Remo tridente. Meno male che sono caduto. Ma non è che lo dobbiamo riaffrontare. Certo, la pistola come l'altra volta, però... È tosta riaffrontarlo. Eccolo lì! Eccolo lì! Non è molto facile, soprattutto se il 3DS scatta a volte... Non è assolutamente semplice, ragazzi, ve lo assicuro, quindi io devo guardare qua, anche se scatta qualche volta. Dove devo andare? A destra o a sinistra? Aiuto, a destra o a sinistra? Aiuto, help. Stiamo riuscendo a scappare? Stiamo riuscendo a scappare? Mi stai dicendo che forse stiamo riuscendo a scappare? Manteniamoci qui, perfetto. Gibanian, corri! Wyatt ovviamente non è stanco, perché lui sapete che è un centometrista. Whisper invece un po' sì, direi. Qui dovremmo essere al sicuro. Trovati! Credevate di cavarvela così? Oh, diamine! Beh, vi stava inseguendo. Ci ha visti, presto facciamo qualcosa. Accidenti.
Preparatevi, mocciosi! Oh, guardate quanto è veloce! No! Slow motion, attenzione! Beh, è diventato un po' ridicolo. Vista così. È il punto dove Whisper prima è caduto. Sarà che ha creato, provocato una breccia. Che colpo di fortuna, il terreno non era stabile. Pensavo che per noi fosse la fine. Agli ordini. È il nostro giorno fortunato, forza, proseguiamo. Ma che ci faceva qui? Non ho idea di... Bah, vabbè, di nulla. Allora, proseguiamo. Dobbiamo andare di qua. Però secondo me non ci lascerà in pace ancora, eh. Secondo me c'è qualcosa ancora sotto. Però noi dobbiamo trovare Steve Jobs. Chi è? Cos'è? Ma cos'? Davvero credevate di passarla liscia? È tornato, come ha fatto? Diamine, dopo quella caduta è tornato subito alla carica. Siete spacciati! Che fa? Eh sì, però sei caduto. Ora cadiamo noi. Cadiamo noi tra 3, 2, 1. Immaginavo. Ops. Direi ops al tuo posto. È un laboratorio, tipo quello di Steve Jobs. Ora cadono tutti sopra Whisper. Va bene, morbido, atterraggio morbido. È tipo il laboratorio di Steve Jobs questo. State tutti bene? Sì, sì, tranquilli. Per fortuna siamo caduti su questo morbido cuscino. Tranquillo, Whisper. Certo che sei. Io non sono un cuscino. Aspetta, dove siamo? Oh, povero Whisper, stai bene? Sì, grazie per averlo chiesto. Che ci fate voi qui? Eccolo. Sì. Steve Jobs. Non avete letto la mia lettera? Vi avevo detto di non venire. Che è stato un terremoto? Non sarà stato quel tizio, sarà su tutte le furie. Quel farabutto è già arrivato fin qui. Lo conosci? So solo una cosa su di lui. Va verso il luogo dove si è schiantato l'UFO, vicino a queste grotte. L'UFO, si trova davvero da queste parti? Cielo, questo rumore si fa più forte! Se continua così, la grotta finirà per crollare. Devo trovare l'UFO prima di lui. Ti aiuteremo, in fondo era già nei nostri piani. Giusto, forza, troviamolo. Salve. Ehi, Freak, aspetta. Prima devo dirti qualcosa. Cosa? Nella grotta del Lamentoso ci sono tanti massi ad ostacolare il percorso. Esatto, dammi quello che mi serve. Perciò prendi questa trivella yokai e fanne buon uso. Sempre, ci dà sempre l'oggetto giusto al momento giusto. Trivella yokai. Trivella yokai è uno degli oggetti connetti sogno per lo Yokai Watch sogno. Se i massi ti bloccano la strada, usa i connetti sogno per farti strada. Perfora anche le rocce più resistenti con la trivella yokai. Basta posizionarsi davanti a una roccia e tenere premuto il pulsante A. Devi posizionare una medaglia yokai sulla trivella yokai per farla funzionare. Ecco il connetti sogno. Premi il pulsante Y per vedere i tuoi oggetti connetti sogno. Non ti preoccupare, puoi ancora accedere alla lente con lo stesso pulsante. Puoi posizionare medaglie yokai sulla trivella yokai tramite il menu connetti sogno. Le tue medaglie sono suddivise in base alle tribù. Per la maggior parte di esse la trivella funziona allo stesso modo, ma alcune medaglie speciali conferiscono alla trivella delle capacità aggiuntive. Se usi una di queste medaglie, la trivella assumerà un aspetto speciale. Vedere per credere, vai subito a provare. Ci sarà sicuramente d'aiuto. Eh sì, è fantastico, grazie signor Jaws. Presto, abbiamo un UFO da trovare. Bene, bene. Tanti oggetti nuovi. Fate attenzione, in caso di caduta non voglio farvi più da cuscino. E ora che si fa? Steve Jobs è impegnato, dovremmo inventarci qualcosa senza il suo aiuto. Chiediamo agli yokai nei paraggi se sanno qualcosa dell'UFO. Qualcuno deve aver visto qualcosa. Signori, io vedendo un po' qui, qua non possiamo salvare. Però se usciamo probabilmente ci ritroveremo davanti al fiammocchio. Vediamo. Non puoi usare la trivella se prima non equipaggi una medaglia. Va bene. Ah, lente trivella, vai. Trivella tribale. E quale equipaggiamo? Ma io direi una tosta. Vediamo se c'è qualcos'altro. Qualcosa che può servire per una trivella. Mettiamola così. Celebrity.
Negatina, stancravatta, rumorio. Rumorio magari la rende silenziosa. Melanconico, becontrito. Ma sapete che vi dico? Combatto, dai, mettiamogli combatto. Ti permette... Ah, forse qua già mi dice se c'è qualche... Vabbè, mettiamo combatto per adesso. È quello che abbiamo trovato oggi, quindi utilizziamo lui. Audace, una trivella audace. Vai! Sbam! Sbam! Vai così! Yes! Oh, yes! E siamo tornati qua sotto. Ok. Quindi se risalgo, vediamo qua. Ok. Allora, qui ho visto se salvavo, nope. Vabbè ragazzi, allora, io direi che ci fermiamo qui. Non salvo, va bene. Ci ritroveremo di nuovo qui nel prossimo episodio. Quindi mi raccomando. Sceriffo, vattene. Mi raccomando ragazzi, un bel pollicione lì in su, un bel commento qua sotto. In descrizione trovate il link per il mio Instagram e per la mia maglietta, che è davvero fighissima. Noi ci vediamo nel prossimo appuntamento, non mancate perché, cioè, siamo nel vivo dell'azione. Alla prossima, ciao belli.